Professor Cattapano, nelle nuove linee guida per il trattamento delle dislipidemie che sono appena state presentate a Roma al Congresso europeo dell'ESC, un capitolo ovviamente molto importante è dedicato alla terapia. Parlando di terapia, le statine sono considerate a tutti gli effetti il farmaco di base, la terapia di fondo, diciamo così, delle dislipidemie. Ecco, vorrei che ci commentasse appunto l'utilizzo di questi farmaci appunto per il trattamento delle dislipidemie. Allora, premetto che una delle regole d'oro, diciamo, della stendere linee guida è che le evidenze vanno classificate. Quindi, e poi le raccomandazioni terapeutiche seguono il livello di evidenza. Cosa vuol dire questo? Che se per una classe di farmaci ci sono molti trial clinici, ci sono meta-analisi, ci sono tutto quello che si vuole, questa classe ovviamente viene considerata evidenza di tipo 1, classe A. Questo vuol dire che è raccomandata. Se invece gli studi sono di numero inferiore o addirittura uno soltanto e ci sono delle meta-analisi, il livello di evidenza comincia a diminuire. E se non ci sono studi clinici randomizzati con endpoint di mortalità e morbilità, allora l'evidenza diventa ancora più bassa. Quindi già nella struttura di come si strutturano le linee guida è intrinseco il concetto di dare una classificazione di priorità. Ne risulta ovviamente che le statine sono la base. Le statine hanno un numero di studi trial clinici documentati enorme, e quindi le statine come classe sono raccomandate. Sono raccomandate tendenzialmente in quasi tutti alla massima dose tollerata. Questo vuol dire, non vuol dire partire inizialmente con la massima dose, anche se in alcuni casi è possibile, ma vuol dire valutare. Perché diciamo massima dose tollerata? Perché non tutti i pazienti hanno la possibilità, o hanno la possibilità nel senso di eventi avversi, che non sono frequentissimi ma ci sono, di raggiungere la dose massima. Per cui noi diamo la possibilità al medico di pianificare come arrivare alla massima dose possibile. Questo per massimizzare il beneficio. Ricordiamoci che ogni raddoppio della dose della statina, il beneficio che si ottiene è una riduzione del 6% di colesterolo LDL. Quindi bisogna sempre ponderare da parte del medico se avere una dose così alta e incorrere in eventi avversi in alcuni casi può essere di valore. E sulla durata della terapia con statine le linee guida si esprimono? Ovviamente c'è un capitolo molto lungo sull'aderenza e persistenza in cui si raccomanda a se si decide di entrare, ragionamento da fare tra il medico curante e il paziente, in una terapia cronica, quale quella per i farmaci, per le dislipidemie, bisogna farlo per sempre, perché quando si sospende la terapia il beneficio va perso. E secondo, bisogna essere aderenti al dosaggio, non si può pensare di prenderla ogni tanto, va presa costantemente secondo le raccomandazioni del medico. Questa è una piaga delle terapie croniche, le dislipidemie non fanno eccezione. Ci sono dati che indicano che soggetti con sindrome coronarica acuta dopo 2 anni, solo il 50%, anche meno, sono ancora in terapia. E voi capite il disastro di non prendere la terapia, di quanti eventi potenzialmente evitabili non lo sono. Professor Cattapano, e quando le statine non bastano oppure quando non sono tollerate, cosa bisogna fare? Cosa ci dicono le linee guida? Allora, con le statine abbiamo già dato la prima botta. La riduzione del colesterolo LDL, ma non sempre con le statine si può arrivare all'obiettivo terapeutico. Ricordiamoci che quando diciamo una statina ad alta intensità riduce il colesterolo del 50%, questa è una media, ci sono soggetti che risponderanno col 20%, ci sono soggetti che risponderanno con l'80%, quindi l'importanza di dosare il colesterolo dopo un mesetto dall'inizio della terapia, 3 settimane, 1 mese, è fondamentale, perché non si può predire se quel soggetto avrà un'ottima risposta o una risposta meno evidente. Detto questo, se il soggetto non arriva all'obiettivo terapeutico, si passa alla seconda linea. E la seconda linea delle linee guida sono farmaci che interferiscono con l'assorbimento del colesterolo, quale le ezetimibe e o le resine a scambio ionico. Tutti sappiamo che le resine a scambio ionico sono di difficile gestione e l'aderenza alla terapia è, se va bene, modestissima. Ezetimibe invece recentemente ha documentato in un ottimo trial clinico, quale l'Improvit, che è possibile ridurre ulteriormente il rischio in soggetti già trattati con statine e quindi ha ottenuto questo miglioramento del suo posizionamento a seconda linea. Le nuove linee guida introducono per la prima volta una categoria di farmaci anticolesterolo molto potente che si è affacciata appunto alla ribalta da pochissimo tempo, che sono gli anti-PCSK9. Ecco, che ruolo riservano le linee guida a questi farmaci?
Ancora, gli anti-PCSK9 sono degli eccellenti farmaci in termini di riduzione della colesterolemia LDL e per quanto ne sappiamo anche per tollerabilità. Hanno presentato proprio adesso la Società Europea di Cardiologia alcuni dati che non avevamo disponibili, ma sono emersi il trattamento a medio termine, diciamo un anno e mezzo, che sono abbastanza rassicuranti, direi. Detto questo, però, gli anti-PCSK9 mancano ancora del trial clinico randomizzato con endpoint hard. Mortalità, morbilità. Per cui le linee guida, direi quasi in automatico, pongono queste molecole ad un livello di intervento che è, come livello di raccomandazione, inferiore rispetto a quei due precedenti. Quindi gli anti-PCSK9 per il momento sono indicati come terza linea perché non abbiamo il trial clinico, abbiamo soltanto l'indicazione che funzionano, non ho dubbi che funzioneranno anche sugli eventi, però vogliamo vedere il dato.